Allora, buonasera di nuovo a voi tutti che ci seguite su Libri TV. Oggi, appunto, questa sera, 28 gennaio 2015, siamo alla vigilia dell'inizio del percorso, diciamo, di elezioni e vari tentativi per l'elezione del Presidente della Repubblica italiano. Siamo in collegamento con Marco Belelli, che conosciamo tutti quanti come Divino Telma. Grazie, Marco, di essere qui con noi. Perché? Perché abbiamo aperto, appunto, con questo vigilia, parlando appunto di questa elezione importante del Presidente della Repubblica, e abbiamo il Divino Telma. Io do direttamente la parola al Divino Telma per capire qual è il nesso tra queste due cose, ed è veramente un nesso molto molto importante e veramente inatteso. A te, Divino Telma. L'Italia, come tutti sanno, è allo sfascio. La situazione nel 2014 è stata deprimente, amara, sconfortante, gli aggettivi sono infiniti. Nel 2015, nel quale siamo ormai penetrati, sia pure da un mese circa, la situazione è destinata a peggiorare. Nonostante che anche questa sera abbiamo ascoltato la televisione, una delle televisioni del regime, Telekabul, altrimenti nota come Tele Renzi, annunzia festose vicende relative al 2015, noi confermiamo ciò che abbiamo già dichiarato a fine dicembre, inizio gennaio, in numerose sedi, per esempio alla Zanzara, al Libero, ad Affari Italiani, a Radio Radio e in molti altri centri mediatici, e cioè che la situazione del 2015 sarà drammatica. Preoccupante è certamente il quadro politico-istituzionale, perché come noi avevamo del resto previsto, le manovre del duce fiorentino per impadronirsi del potere sempre più abbondante e sempre più assoluto sono andati avanti. La Costituzione sta per essere stravolta nei suoi assetti fondamentali, l'equilibrio dei poteri sta per venire meno, il potere esecutivo, in particolare in questo caso il Duce, sta per assumere nelle sue mani enormi competenze, strabordanti, quasi onnipotenti. Ecco che davanti al baratro ove noi siamo posti sorge l'esigenza per tutti i sinceri democratici, per tutti gli uomini liberi, per tutti coloro che vogliono difendere quel residuo di libertà pericolante di stringersi compatti attorno alla Costituzione, attorno alla Repubblica, per controbattere i tentativi nefasti degli aspiranti dittatori, degli aspiranti despoti, dei loro servi, dei loro ruffiani e di quelle quattro sgualdrine raccogliticce e mollicce che di solito li accompagnano. Sì, no, Divino, per favore, io non so se tu hai un'immunità. Noi qua finiamo in galera, non è il caso. Magari se riusciamo a contenere il termine. Le nostre sono raffigurazioni allegoriche. Sono raffigurazioni allegoriche che non entrano in dettagli quantitativi, ma suggellano un dato politico che è palese, cioè lo stravolgimento degli assetti democratici. E i nostri riferimenti sono squisitamente di carattere politico. Le sgualdrine di cui parliamo sono sgualdrine politiche. Ci si riferisce naturalmente ad altri aspetti della loro personalità che peraltro non ci interessa né tanto né poco. Il vero problema è quindi che ci troviamo di fronte alla catastrofe dello Stato democratico come era stato concepito dai costituenti, da uomini come De Gasperi, come Einaudi, come Croce, come le menti eccelse che hanno tentato di costruire la Repubblica. E in questo momento decisivo sorge l'esigenza, l'imperativo categorico, e così concludiamo, di stringersi attorno alla Costituzione e naturalmente di assicurare alla Repubblica un garante
indipendente, autonomo, libero, assolutamente intonso, pulito, senza scheletri negli armadi. Ma i nomi che abbiamo sentito sono nomi che fanno rabbrividire, sono vecchi cadaveri, vecchi rimasugli della Prima Repubblica, rifiuti, avanzi. È il vecchio che ritorna, non il nuovo che avanza. Ecco perché, non insensibili al grido di dolore che da tante parti si leva verso di noi, abbiamo deciso di accogliere le richieste che sono state avanzate alla nostra persona e abbiamo accettato di candidarci per la Presidenza della Repubblica, nell'assoluta convinzione che salveremo la Repubblica dagli aspiranti tiranni. La nostra prima decisione, quando il Duce si presenterà a noi per porgerci le rituali dimissioni, quelle dimissioni che il capo del governo da sempre presenta quando viene eletto un nuovo Presidente della Repubblica, quando il Duce si presenterà da noi a presentarci le sue dimissioni, questa sarà la nostra prima decisione politica, noi le accetteremo e lo sostituiremo con un altro soggetto politico che dia maggiori garanzie di equilibrio, di rispetto per la legalità costituzionale, minori esigenze di autocelebrazione. Noi vogliamo un capo del governo che sia serio, affidabile, competente, non un capo del governo che passa il suo tempo tra un selfie e un saluto dalla finestra di Palazzo Chigi dopo, come è ben noto, avere preavvertito il suo fotografo di fiducia. Vogliamo un capo del governo che sia all'altezza dell'Italia. Perfetto. Divino, quale elezione pensi, a quale tornata pensi di essere eletto? Quella con la maggioranza relativa o con la maggioranza assoluta? Come pensi di realizzare questa, di coronare questa? Noi non escludiamo alcuna eventualità. Osserviamo che votare scheda bianca, per esempio, già dalla prima votazione e fino alla terza, è una inutile perdita di tempo. Perché votare scheda bianca? È molto più sensato votare per noi. Questo darebbe prova di credibilità della classe politica, risolleverebbe il prestigio del Parlamento e fornirebbe agli italiani tutti un motivo per sperare. Sappiamo che ci sono anche altre candidature autorevoli rispetto all'attuale Repubblica ormai al tramonto. C'è l'importante candidatura di Magalli, per esempio, che indubbiamente riscuote ampio consenso popolare. Uno scontro tra titani? Beh, Magalli certamente sarebbe molto meglio di altri nomi che abbiamo sentito, che ci fanno inorridire. Abbiamo sentito il nome di Amato, per esempio. Come si può nell'arco democratico e liberale e aperto alle esigenze popolari e del rispetto della democrazia, come si può anche solo proferire, anche solo bisbigliare il nome di Amato? Non è Amato l'ex portavoce di Craxi? Sì, è lui. Non è Amato quello che ha tirato fuori, quando aveva il potere, il tentativo delle leggi condono, delle leggi che se fossero state approvate, poi non lo sono state perché c'è stata un'insurrezione popolare, avrebbero quelle leggi proposte da Amato consentito a tutti quei delinquentoni di Tangentopoli di cavarsela con una multa senza rischiare neanche lontanamente il carcere. E questo dovrebbe essere il nuovo Presidente della Repubblica, degli onesti, degli moralisti, di coloro che vogliono pulizia, di coloro che vogliono combattere la corruzione. Questo sarebbe l'esempio da proporre? No,
E infatti, amato, non sarà eletto. Noi l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, non sarà eletto. Così come non saranno eletti altri tre, questo l'avevamo già anticipato, se non ricordiamo male, a Libero, a fine dicembre, ed è anche in rete comunque, altri tre nomi che Libero ci aveva ipotizzato, li abbiamo respinti annunciando che non sarebbero stati eletti nessuno dei tre, per diverse ragioni che adesso sarebbe lungo spiegare. Uno era Veltroni, l'altro era D'Alema e poi c'era Bertinotti. Certo, meglio di Amato lo sono sicuramente, ma comunque nessuno di questi tre ha una reale possibilità di essere eletto. Perfetto, allora nell'attesa che questo divino auspicio, cioè l'elezione del divino Telma, anzi il divino vaticinio, allo scranno del Quirinale, poi dovresti trasferirti al Quirinale, vabbè, con trasloco, insomma, in qualche modo ci si... Quindi sono dettagli facilmente risolvibili, molte cose tra l'altro si possono fare anche senza una presenza fisica. Quello che a nostro giudizio è importante è dare un segnale. Bisogna fare qualcosa per impedire che la democrazia venga spazzata via e venga instaurato uno Stato semi-autoritario o autoritario sul modello putiniano. Si noti che queste nostre considerazioni, cioè che l'Italia sta scivolando verso il modello russo putiniano, a quanto ci è stato riferito, sono state fatte proprie anche da altri. Giornalisti di notevole spessore hanno detto le stesse cose che stiamo dicendo noi, di varie tendenze politiche. E questo no, è spiegabile perché per chiunque abbia un minimo di sale in zucca e sappia ragionare e conosca la Costituzione, in effetti è proprio quello il declivio, è proprio quello che attende l'Italia, l'avvento di uno Stato autoritario. Perfetto, allora il divino ci scongiura sicuramente la realizzazione di questo terribile traguardo, speriamo che non si verifichi. A questo punto io lo ringrazio e spero che ci concederà un'esclusiva come prima intervista dopo la sua elezione, ma in ogni caso lo riavremo qui su Liberty TV, anche se dovesse verificarsi che non venga eletto, ma insomma questo ovviamente non accadrà, speriamo che non accada. Noi grazie. vi salutiamo e benediciamo. Grazie al divino Telma, restituisco la linea alla regia.